Nel prossimo servizio parliamo del libro Fuori dalla nebbia, due vite all'ombra di Giovannino Guareschi, presentato recentemente la settimana scorsa a Borgotaro e che testimonia come davvero la realtà più di una volta supera la fantasia. Questa è una biografia toccante in cui si viene letteralmente travolti dalle emozioni. Le storie intrecciate di Giuliano e di Giancarla sembrano confermare l'aforisma secondo cui molte volte la realtà supera la fantasia. Un racconto, quello narrato nel romanzo Fuori dalla nebbia, due vite all'ombra di Giovannino Guareschi, che prende avvio nella Bassa Padana, in cui un personaggio famoso deve proteggere la sua immagine e tre famiglie sono spaccate dall'assurdo tabù della legittimità di nascita, per concludersi poi in Australia, dove una donna coraggiosa combatte per affermare basici diritti umani per sé e per il suo compagno. Io sono cresciuta con mio nonno, e mio nonno era grande amico di Giovannino Guareschi. Giovannino frequentava casa nostra e a casa nostra incontrava il primogenito nato da una relazione precedente al matrimonio, che non è finita in matrimonio, diciamo. Noi siamo cresciuti assieme e a un certo punto della nostra vita abbiamo deciso, io ho una situazione analoga alla sua, molto complicata, anzi molto più complicata, e quindi per toglierci dai misteri, dai segreti suoi e miei, abbiamo deciso di emigrare in Australia. Il loro desiderio di andare via dall'Italia, quindi fuori dalla nebbia della bassa, verso la solarità e verso un paese dell'Australia, quindi verso un paese che era tutto da costruire, è una storia tutto sommato di grande successo. Mi aveva veramente colpito molto e ho pensato che se dovesse diventare un libro, ed è così che è nata questo libro, che è una biografia diciamo un po' romanzata, e lo potremmo definire un romanzo biografico. Una biografia dell'anima in cui si viene travolti dal susseguirsi delle emozioni che trascinano il lettore all'interno di una vicenda umana nella quale ognuno può trovare un pezzo di sé. Ho trovato interessante questo intreccio tra la storia personale di Giuliano, che era già stata pubblicata e che aveva avuto un grande rilievo, anche un rilievo diciamo al pubblico, perché pubblica era la figura del padre, ma nel momento in cui ho scoperto il vissuto, la vita di Giancarla, con una storia veramente straordinaria, io direi che quando lo sentivo Tita, mi sembrava che un regista bizzarro e anche un po' così molto fantasioso si fosse divertito a mettere insieme delle due storie così complesse, così complicate, che insomma da cui però c'è un epilogo positivo. Un libro che presenta inoltre dei risvolti di carattere sociologico e tutta una serie di sfaccettature. L'immigrazione, l'Australia, la nostra vita prima e dopo, insomma abbastanza, un libro abbastanza intenso e complicato, che è stato scritto anche per continuare il primo libro di mio marito, che è stato pubblicato nel 2004, prima che morisse. È morto circa 5 anni fa, e dopo aver ottenuto il cognome Guareschi, che porto anch'io con grande onore, per onorare lui fondamentalmente. La coordinatrice del Nido d'Infanzia Comunale di Borgotaro, Ivana Pinardi, sarà a disposizione dei genitori dei bimbi che si iscrivono al Nido d'Infanzia nel prossimo anno scolastico in due giornate. La prima è fissata per lunedì 20 aprile dalle ore 9.15 alle ore 11 e la seconda sempre il 20 però maggio dalle 9.15 alle 11 presso il Nido d'Infanzia La Tana di via Piave a Borgotaro. E sempre lunedì 20 alle ore 20.30 nella Sala Rossa di Casa Molinari a Borgotaro, la Scuola dell'Infanzia Casa del Fanciullo organizza un incontro dal titolo Le domande scomode dei piccoli, le risposte imbarazzate dei grandi. Relatori saranno gli psicologi Giordano Pasquinelli, Silvia Bertoli e Maria Lavezzi. I genitori interessati sono invitati a partecipare. E adesso parliamo della tolleranza zero nei confronti di persone incivili ed arroganti messa in campo dal sindaco di Berceto.
Dopo aver istituito dal 1 marzo 2010 la raccolta differenziata porta a porta, i 5 passaggi annui in ogni abitazione a chiamata per la raccolta degli ingombranti, ampliato i giorni e l'orario per il conferimento alla stazione ecologica, scrive in una nota al sindaco di Berceto Luigi Lucchi, è incomprensibile come ancora persone incivili, capaci di tutto, possano gettare i rifiuti in una scarpata che porta al torrente Manubiola e anche in tanti altri posti. Vedendo tre bravi ragazzi, Paolo Bonelli, Massimo Capelli e Michele Gandolfi, tribolare per pulire dove gli altri sporcano, credo di avere il dovere di ordinare alle guardie comunali di girare e controllare di più il territorio e di chiedere al maresciallo dei carabinieri Damiano Novetti, sensibile all'ambiente, di avere attenzione nella speranza di arrivare a dare multe salate e denunce a chi venisse colto in fallo o lasciasse indizi per risalire a lui. Tolleranza zero, termina Lucchi, nei confronti di persone incivili ed arroganti. La commissione TAM della sezione di Parma del Club Alpino Italiano organizza la presentazione e la proiezione del filmato Il Borgo dei Lavacchielli, il paese fantasma, antica testimonianza della vita in montagna a Bardi. L'appuntamento è per martedì 21 aprile alle ore 21 presso la sede del club in viale Piacenza 40 a Parma. Da un'idea di Umberto Sani, il montaggio è stato curato da Pietro Bonghellini, la fotografia invece da Maurizio Bucci, Luigi Ghillani e Giorgio Tanzi, con la collaborazione di Andrea Conti e Carlo Mazzera e la partecipazione di Sara Tamburini e Valentina Franchi. Quindi un filmato davvero da non perdere che si potrà vedere martedì. Le previsioni del tempo per domani, sabato 18 aprile, non sono ancora sicuramente rincuoranti, anzi avremo aumento della nuvolosità al mattino con locali rovesci sparsi, in estensione dal pomeriggio a tutta la regione, i fenomeni assumeranno sempre al pomeriggio carattere temporalesco e si attenueranno solo in tarda serata. Le temperature minime in leggera flessione, valori tra 9 e 13 gradi, le massime stabili o in lieve calo tra 16 e 19 gradi, infine i venti saranno moderati. I programmi della serata cominciano alle 20.35 con Salute e Società, proseguono alle 21 con Video Station, alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. E con questo è tutto, mi fermo qui con l'informazione locale di oggi, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, a domani.